innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, ho scelto questa piazza perché è una piazza importante, con un tifo caloroso e soprattutto con un progetto importante. È un'ottima squadra, da quello che ho visto negli allenamenti negli anni passati, avendoci giocato già più volte contro questa squadra, e soprattutto in uno scenario importante, con una cornice di pubblico importante. E quindi siamo una buona squadra, c'è molta concorrenza in difesa, ma questo non ci spaventa, non spaventa né me né i compagni, è solo uno stimolo in più per migliorare. Certo, l'anno scorso per poco ha sfiorato i playoff in seguito a dinamiche un po' particolari, qualche partita sbagliata. Già mantenendo l'organico dell'anno scorso, che era un ottimo organico, con qualche innesto in più durante questa stagione, credo che ci si possa togliere delle buone soddisfazioni, ma bisogna lavorare giorno dopo giorno, partendo dagli allenamenti, e quindi migliorare sotto tutti i punti di vista, tattico, tecnico, in modo tale da togliersi buone e ottime soddisfazioni quest'anno. Che ne pensi della figura di Lastelli come mister? L'ho conosciuto ieri di persona, lo conoscevo già molto bene come tecnico. È un ottimo tecnico, fa giocare molto bene le sue squadre con una idea di gioco predefinita, quindi sono sicuro che potremo fare bene. La scelta di venire a Avellino è stata una scelta formativa anche dal punto di vista tecnico, essendo il Torino una squadra che gioca a 3, qua l'Avellino gioca a 3 in difesa principalmente, quindi è stata una volontà anche da parte della mia società d'origine di scegliere una piazza, una società che mi garantisse in ottica futura un eventuale miglioramento. Conosco qua molti ragazzi con cui ho giocato insieme, tipo Gianmario, il futuro Gomis che arriverà, ma anche gli stessi Bittante, Izzo, che li ho conosciuti, mi hanno parlato sempre molto bene del mister, dello staff tecnico, della rosa e del pubblico. È stata un'azione di gioco, niente di particolare, non abbiamo nessun tipo di diverbio, abbiamo avuto un diverbio in campo, ma come è normale che sia, soprattutto in un derby in quel caso. Certo, ieri ho fatto il primo allenamento, ho visto un ottimo gruppo con una grande disponibilità da parte di tutti nel lavoro, il sacrificio e una grande qualità dal punto di vista tecnico e tattico, quindi si auspica che si faccia una stagione importante raggiungendo importanti obiettivi. Certo, ci sono i giocatori, soprattutto quelli un po' più anziani dal punto di vista calcistico, che ti fanno integrare subito nel gruppo, come lo stesso il capitano D'Angelo, Castaldo, Zito, Fabio Pisacane e molti altri ragazzi che comunque da nuovo arrivato mi hanno fatto subito sentire una parte di questo gruppo, e quindi sono contento quindi di essere qui e soprattutto di far parte di questo gruppo importante fin dalle prime. Sei inserito una difesa under, tu sei il 4.93. Una difesa? Sì, una difesa under, se non sbaglio sei il 4.93, sì. C'è un dall'atto, cioè, eccetera. È più una scommessa o un rischio in Serie B? Io direi che non è né una scommessa né un rischio, perché comunque gli altri miei compagni sono giocatori importanti, vediamo lo stesso Eli che ci ha fatto 2 o 3 campionati importanti, ma anche Vergara, poi ci sono due, come posso dire, pilastri di questo gruppo, come Fabbro, che è uno dei leader insieme a Fabio Pisacane, uno dei leader principali di questa difesa. Ultima cosa, sì. Ti hanno convinto perché entri in un sistema di gioco che è molto caro anche al Torino, la difesa a 3, ma al di là di questo ti hanno sottoposto un progetto importante. Certo, infatti, quello è stata sicuramente una scelta che ha potuto, una motivazione, ma alla fine il progetto è quello che spinge i giocatori a muoversi da una società all'altra, quindi ho accettato questo progetto importante, soprattutto per questo motivo. Sicuramente le squadre si stanno rafforzando. Sì, come lo stesso Avellino, anche le altre squadre stanno comprando dei giocatori importanti. Ho visto il Bologna di recente che mi sembra abbia acquistato Cacia, ma anche il Bari, dove stavo l'anno scorso, ha comprato dei giocatori importanti, ma anche noi. Quindi di favorite in Serie B è sempre difficile pronosticare, a parte l'anno scorso il Palermo che comunque aveva un organico da Serie A e si è dimostrato infatti all'altezza di tutto ciò. Potrei dire
il Bologna e il Catania, che sono le due retrocesse dalla Serie A, ma non mi spingo oltre.